Toti e Totino. Il commissario Machi, che questa sera è con noi, lo facciamo un applauso al commissario Machi. Commissario, bravo, bravo ragazzo. Grazie, bravo. Grazie commissario, la telecamera è da quella parte, commissario. Ah sì, scusate, io non sono abituato a queste cose. Spieghiamo anche al pubblico che il commissario è un responsabile della nostra zona, sì. Praticamente il commissario è quello che si occupa della sicurezza. No, la prego signor Malgioglio. No, io Malgioglio, sono... Cristiano Di Stefano, mi scusi, io ho detto, bravo ragazzo. Ma Gioia è l'altro, quello col ciuffo. Infatti, ne mancava il ciuffo, l'ho capito. No, no, non sono io. No, io sono, sì. Io sono a comandare una zona molto più vasta. Ah. Io, addirittura, ormai la Sicilia mi sta stretta a me. Ormai, ah, ormai sono lanciato per arrivare a Roma. Ah, per lanciare cioè, dal ministero? Oltre. Addirittura. Non mi faccia dire, non posso dire tante Guardi, cose. Intanto le volevo dire grazie perché lei ci ha mandato tantissime email. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Ha visto questa sera lei qui con noi, grazie. In che senso grandissimo? Nel senso che si ci chiedeva di venire qui ospite, ce l'abbiamo fatta. Allora, ma è stato il questore che ha insistito perché allora, io fossi qua. Io non ho. Ah, è stato lei. Io devo entrare. Scusate, allora, che succede? Chi è? Scusi, ma è un uomo suo? Sì, allora, è uno dei miei subalterni, diciamo. Commissario, comandi. Senta, lei. Sì. Vede dove deve andare, commissario, una cosa ma lei importante. Aricò, ma lei dove si crede di essere? Ma lei vuole trattare le persone in questa maniera? Ma non si permette. Ma le sembra che questa è casa sua? Le sembra che questa è casa sua? E perché sta facendo in questa maniera? Io. Intanto un po'. Sia zitto. Chiedo scusa allora, al pubblico, allora per cortesia se ne può andare, se ne può andare. Commissario. Se ne vada, se ne vada. Ascolta, sì, è meglio per lei. Scusate, io non so cosa stia succedendo, ma vi lascio in buone mani. Vada. E ciò che è? Cristiano Malgioglio. Questo si chiama Cristiano. Allora, commissario. Non mi ricordo. Allora, dunque, Aricò, io vorrei capire una cosa. Sì. Io qua sono stato invitato da questa trasmissione, che la trasmissione stava morendo se non c'ero io. Si è mosso addirittura il Presidente della Repubblica per pregarmi di venire qua. Si è fatto invitare lei. Perché lei mi ha detto, vai lì e cici che mi imitano. L'ha detto a me. Io? Sì. E secondo lei io c'ho tempo da perdere a venire in televisione? Ho scritto il rapporto dell'omicidio. Ha scritto il rapporto. Cioè lei non lavora mai nelle ore d'ufficio e mi viene a disturbare perché io sono in trasmissione. Sì, domani mattina ce lo devo portare a quest'ora. Volevo che lei prima sentiresse che cosa ho scritto io. Volevo prima che lei... Sentiresse. Sentiresse che voce è. Che la voce, voglio sapere la voce, che voce è? La mia. Sentiresse. Sentisse. Lui, ma lei, no. Aricò, allora, io le dico solo una cosa. Lei ora mi sta rovinando la serata. No, è importante. Io ero qua per godermi uno spettacolo. Ed è importante, lei poi... Io sono l'ospite d'onore. Va bene. Ecco, va bene. Lei poi se lo gode dopo, intanto ci... lei mi deve dire... Che cosa è questo? Il verbale dell'omicidio che c'è stato ieri. Ah, finalmente l'abbiamo redatto, è redatto. Dopo gliel'ho dato, ma prima ce l'hai legge. Allora, gentile signor... Gentile chi? Gentile chi è? Chi è gentile? Di chi sta parlando? La signora Questura, nella persona del signor Questore, sarà suo marito. Perché secondo lei un verbale si comincia così? Cioè non sappiamo neanche quando è successa questa cosa. Cominciamo a correggere. A D? E io ho cominciato con la B. Si comincia con AD. AD. Che cos'è? 18 gennaio 2017. Oggi. Dopo aver timbrato il cartellino e quello del commissario che viene sempre dopo mezzogiorno. Che cosa fa lei? Cosa ha fatto lei oggi? Ho timbrato il suo cartellino come faccio sempre. Ma quando mai lei ha timbrato il mio cartellino? Ma perché ci sta apparendo una cosa strana, me l'ha detto lei, timbra il cartellino che devo andare ad aprire il negozio di mia moglie. Ma quale negozio di mia moglie se io sono fuori per missione segreta? Quale negozio? Lei non mi timbra niente a me. Comunque, mi sono messo a lavorare, intorno alle 8. Mi sono messo a lavorare... Intorno alle 8, 8 e 30, quasi 9, verso le 10 meno un quarto...
Arico, sono le 8, le 8 e 30, le 9 e un quarto, 9 e mezzo o le 10 meno un quarto? Le 10 meno un quarto. Allora, nei verbali 10 meno un quarto non si scrive. È italiano 10 meno un quarto? Non si scrive. Lei deve scrivere 9 e 45. Allora diciamo una bugia, ma se successe è 10 meno un quarto, perché devo dire una bugia? Ma quale sarebbe la bugia? È 9,45. Ma lei non omette, lei non sta omettendo, no. Lei deve scrivere 9,45. Non lo ometto. No. A che ora fu? Fotte monnini. Allora. Mi veniva squillato il telefono che... Lei quale vocabolario ha consultato per scrivere questo? Mi veniva squillato perché il telefono glielo squilla. Certo, perché c'è uno all'altra parte che fa il numero e mi squilla a me. Ora che ci squilla a lei, a me mi squilla. Squillava il mio telefono. Squillava il telefono del commissario. Ma quindi c'è il telefono del commissario? Dice che squillava il suo telefono. Vabbè, dai, andiamo avanti. Mi veniva squillato il telefono, io mi rendo conto che c'era qualcuno all'altra parte che stava telefonando. E come ha fatto? Perché mi squillava il telefono. Ma lei lo sa che è sagace? Allora, lei è sagace? Lo so. Lei è sagace? La mattina di più. Mi squillava il telefono, allora l'ho preso, anche che a lei ci poteva parlare che io parlava con mia moglie. Ma perché non è così, vero, no. Perché lei non è che ci parla con sua moglie, no. Non è che si fa telefonate di un'ora, di due ore, no. Allora, squillava il telefono e sento una voce di femmina un po' sciafalara. Scusi, innanzitutto chi glielo dice che la voce era di femmina? Perché mi faceva... Così. E così che significa sciafalara? Femmina sciafalara, cioè una mi avesse detto bella madre, se era più fina. Allora con la voce di femmina mi diceva polizia, polizia. A quel punto io capivo che stava parlando con me. Ma cosa? Perché ha detto polizia, polizia. Ma come va? Come ha fatto a... Ma certo che se ha chiamato il numero non chiama con la polizia. Polizia. E io ci dico... signora, mi dica pronto, ecco, io ci ho detto subito appena squillato il telefono, pronto, e lei mi ha detto, chi parla? E io ci ho detto, parliamo una volta l'uno così non ci confondiamo. E allora tutta trafilata al bronzo? No, trafilata, che aveva il ciatone. Quindi trafelata. Mi disse a me, correte, c'è un morto per terra, correte. Ed io con l'intelligenza che mi contraddistingue... A lei? Sì, a e me. E quando sta cosa? Come sarà questa cosa? Con l'intelligenza che mi contraddistingue ci ho risposto, signora non c'è bisogno di correre, sei morto un aghi, non è che può scappare. Ma perché? Scusi. Cioè, ma io dico, ma i verbali così si scrivono. Io per questo ci ho solo. Ma un poco di delicatezza. E la signora... Un poco di delicatio, delicaziorum. E io ci ho detto, signora, che cazziorum, se c'è, o poi te da. Allora, e allora? Allora, la signora, venite, c'è stato un morto. Venite, c'è stato un morto. C'è stato un morto, ha detto. Allora, a quel punto vado subito nel garage e ho preso la Graziella. La Graziella. La bicicletta? No, la macchina nostra, la Graziella. Quella... La gazzella. Appunto, prendo la gazzella e mi recai sul luogo derelitto. Sul luogo derelitto, lo dicono nel film. La polizia è arrivata sul luogo derelitto. Lei non sa parlare. Si dice sul luogo del delitto. Si chiama luogo del delitto. E come si scrive del delitto? Sul luogo del delitto. Allora andai sul luogo del delitto. Dal delitto. Con la macchina e correvo a sirene spietate. Spietate. Mentre sento
la sirena e capisco che c'era forse un'ambulanza che doveva passare. Mi accosto per farla passare. Bravo, ma perché l'ambulanza poteva avere un pronto soccorso. Allora, mi accostavo per farla passare, perché sentivo la sirena. Bravo. Ma dopo mezz'ora che ero fermo e che l'ambulanza non passava, ho capito che la sirena era mia e continuavo a camminare. Arrivato sul luogo del delitto, notavo un cadavere che sembrava morto. Perché la differenza qual è? Perché ci possono prendere in giro. Dice, non è il cadavere ci prendono in giro. A quel punto mi avvicino, vicino il cadavere, con fare che non mi sono fatto vedere, ci faccio. E lui non si è mosso, a quel punto ho capito che era morto. Ah, così lei capisce che i morti sono. Poi è arrivato il medico legato. Legato. Medico legato perché cammina tutto attaccato. No, legato è quello che serve quando ammazzano i persone. Il medico legale. Legale. E mi ha detto che ci avrebbe fatto l'autopsia a cadavere. Io ci ho detto, che cos'è l'autopsia? E lui mi ha detto, un'operazione. E allora io ci ho detto, speriamo a Dio che dopo l'autopsia il suo cristiano si arrepinta. Ma che... Dici che è un'operazione. Ma lei lo sa che... Ma lei lo sa che cos'è un'autopsia? Allora, l'autopsia... Autopsia. A Vittoria... La stessa parola, autopsia. A Vittoria, sei si dice sia. Per cui a Vittoria l'autopsia è una macchina per sei cristiani. Ma che c'entra? A noi che ci interessa, l'autopsia è un'operazione nella quale il corpo viene aperto, vengono tolti tutti gli organi, il fegato, la milza, lo stomaco... Allora, perché l'opera sul San Mazzano? Andiamo avanti. A un certo punto, capendo che si trattava di un omicidio... Sì. Ho chiamato i carabinieri e me ne sono andato. Che dove? Che cosa ha fatto lei? Ho chiamato i carabinieri. Che cosa ha fatto lei? Però prima ci ho fatto il verbale a cadavere per occupazione del suolo pubblico non autorizzato. Che cosa ha fatto lei? Ho chiamato i carabinieri. Lei chiama i carabinieri. E chi sono i carabinieri? I nostri... la polizia. La polizia siamo noi, siamo. Si lava questo cappello. La polizia siamo... Se lo metto in mezzo alle cosce. La polizia siamo noi. Lei non... mi dia la pistola. Lei non ha capito niente. Lei non ha capito niente. Noi siamo la polizia. Lei deve fare quello che le dico io. E ora sa cosa le faccio io? Le sparo in testa perché lei è un disgraziato. Lei è un disonesto. Vada via di qua. Disgraziato. Todi e Todino. Antonio Pandolfo. Buonasera, come va? Che belli. Con questo freddo siete usciti bravi. Fatevi un applauso, ci vuole coraggio. Un saluto a tutti gli amici a casa. Giustamente Cristiano dice, parliamo di corteggiamento. Ormai i ragazzi come corteggiano? Solo tramite cellulare, fanno dei messaggini, mandano messaggini, ti vuoi mettere con me? No, mi interessa, basta, ti cancello, finio. E, insomma, c'è tutta una conversazione che avviene tramite cellulari, ma quando eravamo...